Ciao a tutti, come state? Oggi un video che vi avevo preannunciato, ovvero lo svuota la spesa, detersivi e prodotti beauty, qualcosina di quel negozietto che vi nomino ogni tanto, che si chiama Beauty and Beverage, che è qui del mio paese. So che poi ha due o tre negozi, mi sembra. E la parte beauty di questo negozio ha fatto il 70% di sconto per la seconda volta. E chi sono io per non approfittarne? Quindi adesso vi farò vedere un po' tutto quello che ho preso. Ci sono stata anche in diverse volte in realtà. Ho comprato anche i pannolini della Kiko per mio figlio. Erano prezzati 6 euro e qualche cosa. Io li ho pagati 1,99 euro. Quelli non ce li ho qui. Lui adesso sta dormendo. E i pannolini sono nella camera dei bambini, ovviamente, e quindi non li ho presi. Ci sono stata varie volte, in queste varie volte ne ho presi un totale di 8 pacchi. Erano in sconto i pacchetti quelli da 17 pezzi più o meno, i pacchetti quelli piccoli, ecco. E ne ho presi 8 perché per 1,99 euro direi che è ottimo, 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 ottimo prezzo. Che non si vede in giro praticamente mai. Da una parte ero tornata un ultimo giro che ho fatto per comprare un regalo, dei regali, e ho detto chissà se ne c'è qualche altro pacco, magari lo compro. Ovviamente la taglia 5 era finita completamente. Dall'altra parte ho detto bene, vorrà pur dire che una volta che ho terminato questi pacchetti, toglierò il pannolino a mio figlio. Quindi opto per la seconda opzione. Andiamo comunque incontro alla bella stagione. Lui a luglio farà 3 anni e è il momento giusto per togliere il pannolino. Lui al momento non è ancora pronto, quindi comunque ho 8 pacche di pannolini più uno che ho dovuto comprare per forza in emergenza ieri, che sono stata a Forlì a fare un giro in altri negozi. Tra cui DM, dove ho comprato questi pannolini. Quindi terminati questi 8 pacchetti più uno che ho appena comprato di pannolini, spero di non comprarne più o comunque di comprarne molto meno, perché ovviamente poi incomincerò gradualmente a togliere il pannolino e quindi bla bla bla. Niente, questo è un altro discorso. Quindi comunque 8 pacchetti di pannolini della Kikko a 1,99 euro l'uno. Ottimo prezzo. Non mi ricordo il prezzo di tutto, vi dirò quello che mi ricordo. Ho fatto scorta dell'Ace Gentile, questa cosa al litro, perché c'era solo questa. Allora, ovviamente i prodotti erano fino a esaurimento scorte e non c'era tutto, tipo lo Scottex, i fazzoletti, c'era un tipo di fazzoletti che ho preso, la carta igienica, la candeggina, quella normale, così. Queste cose non c'erano e sono cose che io abitualmente, comunque una volta al mese, quando faccio il mio giro su tutta la mia spesa d'attività, compro. Non c'erano, quindi ovviamente ho comprato quello che c'era. Quindi scorta di Ate Gentile sono una, due. Vediamo un po', 3, 4, sono tutte da 1 litro, eh? E penso che 4, perché una l'ha presa mia mamma, che l'ha già portata via, sì, penso basta di Ace Gentile, 88 centesimi l'una, quindi prezzo top. E quindi dai, ne ho prese 4. Una l'ho appena messa in utilizzo nuova, quindi dovrei andare avanti per un bel po', quindi 4. Poi per 36 centesimi l'uno ho preso queste due confezioni di 2 pezzi ognuna di vaschette per il forno. Sono prodotti che io di solito non uso, però 36 centesimi al pezzo. Ho detto le prendo, le metto lì in scorta, che può capitare che magari ogni tanto viene qualche amico a mangiare a cena, così invece già abbiamo tanti piatti da lavare, magari la teglia la possiamo buttare via. Ecco, non li userò abitualmente per noi quattro, ma li tengo in scorta perché non si sa mai, una volta in particolare che non abbiamo voglia di lavare i piatti, insomma, e quindi li ho presi e li tengo in scorta. Poi, come detersivo pavimenti, ho ripreso per la terza volta questo qua, Cif Easy Clean, alla profumazione Brezza Marina, pavimenti
pagata 46 centesimi, una robina del genere, e questi sono 1 litro di prodotto. È un prodotto che per il prezzo ovviamente ne vale, perché per 46 centesimi è un ottimo prodotto, la profumazione è buona, non mi dispiace. Se lo trovassi tipo anche ad 1 euro lo potrei anche comprare, però per 46 centesimi perché no? Ne ho finiti due e quindi questo è il terzo. Poi, rimanendo in tema detersivi e sempre pavimenti, ho preso anche questo della Bioform. Questo è 1,5 litri e onestamente questo non me lo ricordo quanto l'ho pagato. Secondo me è sugli 85 centesimi. E quindi è 1,5 litri. Bioform mi piace come marca. È un disinfettante, ha anche il presidio medico-chirurgico. Come sapete, io in casa ho 2 cani e un gatto, quindi comunque a giro non è male utilizzare anche un disinfettante per i pavimenti. Poi, sempre in tema detersivo, ho preso della Lisoform azione bagno gel, igiene profonda, azione anticalcare. Sapete che ho appena comprato un anticalcare da Tigotà, però insomma questo è in gel, sono 750 ml. Sull'euro più o meno l'ho pagato. Sono molto curiosa di provarlo. Poi mi piace che ha il tappo dosatore fatto così. Molto curiosa di provarlo questo. Non credo di averlo mai provato questo Lisoform bagno in gel. Vedremo. Poi cosa ho comprato? Per 45 centesimi un pacchetto di salviette, queste qua piccoline da mettere in borsa. Sono 20 salviette. E poi, sempre per quella cifra lì più o meno, quindi 45-46 centesimi, un pacco di Pampers Sole Luna, queste qua sono 46. È un pacco piccolino per essere, però per 46 centesimi si poteva fare. Poi ho voluto prendere, allora, detersivi dovrei aver finito. Sì, ho comprato, come dicevo, questi fazzoletti della Regina fatti così, praticamente sono in confezioni pocket fatte così, molto carine da mettere in borsa. Sono 6 pacchetti da 10 fazzoletti l'uno e molto molto stilosi, ecco, da mettere in borsa. Adesso vediamo un po', apriamo, vediamo come è fatto all'interno. Tanti fazzoletti servono sempre. Diciamo che li ho presi perché mi conveniva anche col prezzo, erano molto scontati. Non li avrei presi se no, perché tanto, ecco, vedete, è molto carina la confezione. È attaccata e dentro ci sono i fazzoletti. Molto carina, si presenta molto bene. È molto carina, eh? Carina, carina. Però diciamo che non li avrei comprati se c'erano i fazzoletti quelli normali. Non avrei comprato quello, avrei preferito quelli normali, però è fashion pocket questa e quindi l'abbiamo presa. Pagata 1 euro, una roba del genere, non molto economica, ecco, però c'erano solamente quelli e li ho presi. Poi, allora, per 86 centesimi sempre, mi sembra, perché a prezzo pieno veniva, no, di meno, 46 centesimi, scusate, ho preso due sapone mani della Fresh and Clean. Questo è Mora e Mirtillo 300 ml e questo è quello, il profumo di agrumi con antibatterico, sempre 300 ml. Questi a prezzo pieno in quel negozio erano prezzati 1,80 euro e qualche cosa, quindi comunque dai, intorno a 50 centesimi più o meno li ho pagati. No, 1,46 euro a prezzo pieno. Sì, dai, comunque li ho pagati intorno ai 50 centesimi l'uno. Ne valeva assolutamente la pena. Anche se ne ho in scorta, però perché no? Poi, ho preso due di questi dischetti della Cotoneve struccanti, quelli grandi, Aqualife. Anche loro pagati intorno agli 80 centesimi. Ci può stare, insomma. Volevo vedere se per caso qua dentro avevo lasciato uno scontrino. No, non c'è. Pagati intorno a 70-80 centesimi, ci sta. Ci
ci sta. Poi scontati a 50 centesimi, avevano una sorta di prezzo bloccato questi cotoncini qui. Sono sempre dischetti struccanti, però fatti così sono pochi perché all'interno sono 25 dischetti, e però li volevo provare. Allora, questo dice che è un dischetto che esfolia e illumina la pelle da entrambi i lati, aiuta a donare luminosità e lucentezza alla pelle in modo efficace e delicato, ed è un peeling al muschio bianco. E questo invece, sempre 25, rinfrescante per pelli secche. Rilascia olio essenziale di lavanda e vitamina C da entrambi i lati per idratare e purificare la pelle con un unico dischetto. Quindi, questi mi avevano incuriosito per 50 centesimi al pezzo, della marca Cotton Flowers, mai sentita, la linea Luxury, e quindi li ho voluti provare, li ho voluti prendere. E poi li andremo a testare. Quindi inumidire con acqua. Dice di inumidire con acqua, quindi in realtà non sono dischetti struccanti. Li proverò. Proverò e poi magari se vi interessa vi faccio sapere. Era una cosa diversa dal solito. Poi mi sono stati omaggiati dalla ragazza gentilissima. Questi guanti in silicone, come potete vedere, hanno queste grinature, come lo vogliamo chiamare, e sono guanti che si possono utilizzare tranquillamente per pulire, appunto, e si può mettere direttamente il detersivo sul guanto e poi andare a pulire con il guanto senza utilizzare la spugna, della marca Soap, Mister Soap Casa e Bellezza. E o se no, come li ho intesi io, voglio provare a lavarci gli animali con il loro detergente apposta. Questi li ho anche aperti. È molto morbido. Questa zigrinatura è molto morbida. Vorrei provarci a lavarci i cani. È la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questo guanto fatto così, sinceramente, prima ancora della pulizia della casa. Quindi con il loro detergente apposta, adesso che arriva la bella stagione e riesco a lavarli ogni tanto anche in casa io, che tanto poi avendo il giardino loro si mettono al sole e si asciugano, e vorrei provarli così. Comunque, curiosa, anche perché io in realtà non uso i guanti per fare, cioè purtroppo non uso i guanti per fare le pulizie in casa, molto male, lo so, però non ho questa abitudine. Poi. Avevo comprato, quindi giusto per dirvi a quanto risale questa busta di shopping, avevo comprato il numero 6, la candelina 6 per il compleanno di mia figlia, che poi tra l'altro non ho utilizzato perché a 30 centesimi forse, perché il signore, insomma, dove ho fatto la torta, ovviamente aveva messo dentro la candelina. Io non ci avevo pensato a questa cosa. Quando ho visto il 6, che peraltro mi passava con lo 70% di sconto, l'ho preso. Vabbè, lo terrò lì. Terrò lì quando anche mio figlio farà 6 anni. Ha voglia, ne deve fare ancora 3. E poi, anche questo scontato sui 60 centesimi, ho voluto prendere uno spazzolino di riserva per mia figlia. Questo è lo spazzolino dell'Aqua Fresh Junior. Dice 6 più e ha questa parte che si dovrebbe avventosa, si dovrebbe incollare al lavandino, cosa che a loro piace molto. Ai miei bambini piace molto. Adesso Jacopo sta utilizzando un spazzolino di Spider-Man che sta in piedi, e Ilenia ne sta utilizzando un altro di un personaggio, tipo di un coniglietto, se mi ricordo, e che anche lui si attacca e sta in piedi con la ventosa. Quindi questo è rosa, non ha niente di particolare, però è rosa, costava intorno ai 60 centesimi, l'ho preso di scorta, che serve sempre. Poi, comunque mi ha preso anche un dentifricio, no, meno male che l'ho comprato da Tigotà, li ho comprati due da Tigotà, l'avete visti. Meno male che li ho presi perché ero convinta di averlo anche in questa busta, ma non c'è. Allora, ho comprato questo Colgate Plaques Ice. Protezione della placca per 24 ore, combatte i batteri, sorriso fresco che dura a lungo, un colluttorio. Questi sono 500 ml, pagato intorno all'euro e qualcosa, e comunque ci sta.
non è da utilizzare sui bambini da 0-6 anni, non possono utilizzarlo, quindi da 6 anni in su, vabbè, ma questo lo utilizziamo io e mio marito, ovviamente i bambini non utilizzano ancora questa tipologia di prodotto. E niente, quindi questo non l'ho in particolare, non l'ho mai provato. Vediamo, mi ha ispirato, insomma, non è male. E passiamo alla parte capelli. No, prima di passare alla parte capelli, ho ancora due prodotti. Allora, questo ho voluto prendere questo siero di Nivea, è un siero viso che contiene le perle di acido ialuronico. È un volumizzante più rimodellante. Le perle sono anti-età. Questi sono 30 ml e l'ho pagato intorno ai 4 euro. E non è male perché in questo negozietto era abbastanza sul prezzo, perché comunque essendo un negozietto piccolo ha dei prezzi abbastanza alti. Comunque l'ho pagato intorno ai 4 euro. Io questa tipologia di siero l'ho già utilizzata e mi era piaciuto tantissimo. E quindi quando l'ho visto comunque molto scontato l'ho voluto riprendere e molto contenta anche perché finalmente lo posso mettere in uso. Così a giro tra i prodotti che utilizzo metterò anche lui. E questo fa parte della linea Yarulon Cellular Filler della Nivea. Molto contenta perché l'avevo già utilizzato in passato, mi era piaciuto. Tra l'altro, Sien fa un prodottino simile molto buono, secondo me. Non credo che abbia le perle all'interno, ma più o meno è quello il prodotto e che mi era piaciuto anche lui. Quindi questo comunque non vedo l'ora di metterlo in utilizzo. Molto contenta di fare questo video, così posso mettere tutto quanto a posto e mi tolgo anche questa bustona che è un po' che avevo nascosto sotto il fasciatoio. Poi ho comprato un deodorante Borotalco, questo qui Intensive, profumo di talco con microtalco anti-aloni per ipersudorazione. 150 ml, vedremo com'è. Non l'ho mai provato, non l'ho mai visto in giro. Sapete che io utilizzo il mio, come si chiama? Quello verde, non me lo ricordo. Onestamente non mi ricordo, non mi viene in mente la marca del deodorante che utilizzo, però vabbè, comunque ho un preferito. I Dove Dalti Gotà hanno raggiunto la bella cifra di 4 euro. Questo con lo sconto del 70% l'ho pagato intorno all'euro e quindi comunque dai, spero che sia buono, spero che sia una profumazione unisex perché noi bene o male utilizziamo un deodorante in famiglia. Spero che vada bene per tutti, quindi intorno all'euro va più che bene. Veramente adesso anche quando sono in offerta, comunque sono in offerta intorno ai 2,10 euro, 2 euro, quindi sono diventati cari, cari, cari in generale. Passo al reparto capelli, che ho diversi prodottini da mostrarvi. Anche qui c'era il 70%, quindi ne ho approfittato, ho comprato diverse cose. Erano presenti molti più balsamo rispetto agli shampoo, però devo dire che io ho trovato qualcosina lo stesso. Allora, parto con gli shampoo. Per 3 euro, mi sembra, 3, sì, 3 euro, ho comprato questo shampoo qua di BioPoint, quello che sono più curiosa di utilizzare. Per capelli ricci e mossi, è uno shampoo reattivo a ricci anticrespo per capelli ricci e mossi. Di questa linea qui, la linea Curly di BioPoint, io ho comprato da poco, mio marito in realtà, però utilizziamo insieme il reattivo a ricci, proprio la crema per i ricci. E devo dire che quando la metto mi piace molto. La cosa che non piace a me è sentirmi i capelli. Quel durino della crema, a me questa cosa non mi piace particolarmente, non guardare le tele oggi che devo comunque andarle a lavare stasera e quindi ho visto il suo shampoo così scontato e l'ho voluto prendere intorno appunto ai 3 euro. Quando sono andata la seconda volta ho detto quasi quasi ne prendo un altro, non c'era più e ce n'erano parecchi, quando sono andata io ce n'erano almeno 4-5, sono parecchi. Almeno 4-5. Quando sono andata la seconda volta non c'era più neanche uno. Comunque contenta di averlo preso. Poi, sempre per quanto riguarda gli shampoo, intorno all'euro ho comprato questo qua del
della Sunsilk, ricci da domare per capelli ricci definiti, per capelli ricci definiti ed elastici, shampoo Sunsilk. E poi, sempre per quanto riguarda l'anticrespo, sto giro, ho comprato questo qua di Dove per capelli crespi e secchi, combatte l'effetto crespo per capelli nutriti e morbidi, 225 ml, 225-250 ml, quindi tre shampoo e ben quattro balsamo, perché non ci facciamo mancare niente. Allora, di questo ne aveva parlato da poco Simona Beauty Passion, e chi sono io per non provarlo, visto che era scontato intorno all'euro, più o meno tutti questi prodotti erano sui 80 centesimi barra un euro. Allora, l'ultra dolce, ed è questo qua, il balsamo in crema per capelli ricci o mossi tendenti al crespo, nutre e disciplina, con olio d'avocado e burro di karité, 250 ml. Molto curiosa di provarlo, non credo di averlo mai provato questo qua, però i balsami ultra dolce, quelli che ho provato, mi sono sempre trovata bene. Poi due balsamo capelli di Fructis di Garnier. Questo qui, aloe vera e idra bomb, aloe vera idra bomb, balsamo fortificante, idrata, ammorbidisce con glicerina vegetale e gel di aloe vera, senza siliconi, per capelli normali, 2 volte più idratati, morbidi e leggeri, 200 ml, già provato, trovata benissimo, ricomprato, forse la terza volta che lo compro, perché questo me lo ricordo proprio. E poi invece per capelli colorati, Goji Color Resist, balsamo fortificante, mantiene la luminosità del colore, bacche di goji più polifenoli, per capelli colorati fino a 10 settimane di colore brillante, e quindi anche lui 200 ml. E poi ho comprato anche questo, che non mi ricordo onestamente se ho mai provato, per capelli danneggiati, è un balsamo riparatore di Elvive di L'Oréal. Trattamento intensivo, calendula più ceramide, ripara, rinforza e rivitalizza i capelli danneggiati, 200 ml anche lui. Ultimamente con la calendula sono leggermente in fissa, perché non la trovo ovunque, almeno la profumazione di calendula che dico io non la trovo ovunque, e quindi ne sono alla ricerca. E quindi ogni tanto, se leggo calendula, mi faccio un po' incuriosire. Qui onestamente non l'avevo neanche letto, l'ho letto adesso con voi, però il balsamo per capelli danneggiati comunque mi interessa molto. E quindi questo. E questo è tutto quello che ho comprato. Sono stata, appunto, vi dicevo, in 2 o 3 volte, non una volta sola. E avevo preso anche 2 rossettini della L'Oreal, che però ho già messo in utilizzo, ho nel bagno, insomma, quindi non si vedono le zampe del mio cane che si stiracchia, di uno dei due cani che si stiracchia, non sono stata a tirarli fuori, e più tutti i pannolini. Devo dire che ho fatto una bella scorta di prodotti che comunque io utilizzo giornalmente, tra gli shampoo, i balsami, i saponi mani, la candeggina, insomma, gli detersivi per i pavimenti. Comunque ho fatto una bella scorta di prodotti che vado ad utilizzare spesso, e poi quello che mi è mancato, quello che non ho trovato qui, ovviamente l'avete visto nella svuota della spesa di Tigotà. Basta, con questa spesa varia, comunque ho speso veramente veramente poco. I prezzi che mi ricordavo al centesimo ve li ho detti, quelli che non mi ricordavo al centesimo vi ho detto quanto li ho pagati più o meno. Vedete che era molto molto conveniente fare questa spesa, perché l'ho pagata veramente veramente poco. I prodotti che ho pagato di più di tutti sono stati questo shampoo 3 euro e il siero di Nivea sui 4 euro. Tutto il resto tra i 40 centesimi praticamente e l'euro, quindi molto molto conveniente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Lo sapevo che veniva un video abbastanza lungo, quindi se avete voglia di stare in mia compagnia, vi ringrazio. Io vi mando un bacione, se avete piacere iscrivetevi al canale, a me farebbe tantissimo piacere, e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!